Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santi-chan in un tutorial. Come pulire il tappeto di casa? Vi sarete sempre domandati come rimuovere lo sporco quando non avete tempo di passare l'aspirapolvere o di passare il tappeto per il battitappeto, soprattutto quando lo sporco consiste in peli di cani, di gatti e cose di questo genere. Quindi adesso passeremo a vedere come pulire in poco tempo il tappeto di casa. Ecco qua, cari amici e care amiche, l'equipaggiamento è molto semplice. Le vostre scarpe. Io ho degli scarponcini con le suole rinforzate, tipo pneumatico, e quindi va bene perché riescono a grattare bene il tappeto. Se sono suole di cuoio o di gomma lisce, magari va meno bene. E procediamo a rimuovere i peli delle mascotte. Come vedete, si rimuovono con estrema facilità. Magari quello che non riesce a fare più il vecchio aspirapolvere, che c'ha la spazzola un po' vecchia. Quindi facciamo questo procedimento lungo tutta una striscia, lungo tutto il tappeto, in modo da rimuovere per settori. Come vedete, i peli aumentano. Poi per una pulizia più profonda magari ci passiamo l'aspirapolvere. Ma intanto guardate come si rimuovono facilmente i peli dal tappeto. Già solo con una striscia abbiamo fatto un mucchio di peli. Ripetiamo l'operazione in largo. E anche qui abbiamo qua che procediamo. Vi consiglierei di tenere in conto la sensibilità del tappeto a questo procedimento meccanico, che magari vi permette di non passare molto tempo aspirando il tappeto se il problema sono i peli, perché magari è un tappeto antico, delicato. Ma come potrete vedere, io qua in meno di 2 minuti ho raccolto molti peli. Magari ne raccoglierei un po' di più, però adesso ecco, finisco il video. Ci saranno pochi altri grammi di peli di cani. Ecco, questo tappeto è stato lavato a fondo semplicemente strusciandoci la suola delle scarpe. Procedimento facile, risparmi energia e i peli si rimuovono facilmente. Questo perché a volte l'aspirapolvere non sembra rimuovere i peli dai tappeti, però tenete in considerazione la preziosità e la delicatezza del vostro tappeto. Magari non tutti i tappeti soffrono questo procedimento. Se sono molto antichi, molto delicati, non lo fate. Beh, questo è stato un altro tutorial di Santenchan, cioè io, come rimuovere i peli dal vostro tappeto di casa. Arrivederci e grazie di seguirmi. Arrivederci, grazie, ciao. Continuate a seguirmi.
Saluti a tutti.